Radio Bruno. Ah sì, ma chiaramente in questo momento qua non è che potevi avere una squadra come la vogliamo noi. È chiaro che tutto quello che hai detto è tutto vero. E stiamo cercando di crearla questa squadra. Oggi la cosa per dirti che voglio segnalare è pareggiamo all'ultimo minuto del supplementare, non c'è stato un'esultanza, non c'è stato niente che dimostra ancora e soprattutto ecco, che la squadra deve acquisire una sua identità anche morale, come spirito di squadra. C'è da lavorare, c'è stato tanto rinnovamento, tanti ragazzi nuovi che sono appena arrivati e bisogna acquisire tutto in questo momento qua. Siamo all'inizio, è chiaro che oggi è una partita giocata con un caldo pazzesco, tutte le motivazioni, tutte le scuse insomma, che possiamo trovare, perché comunque bisogna tenere conto un po' di tutto, del momento che abbiamo, dei carichi di lavoro che abbiamo, però è chiaro che ci voleva un pochettino qualche episodio più favorevole a noi. Abbiamo fatto un pochettino tenuto palo per tantissimo tempo, però il problema è che poi, come ben detto te, gli ultimi 15 mesi siamo stati effettivamente in fase di chiusura, siamo stati poco incisivi, quindi di conseguenza fuori una partita totalmente a giocare, mostrando sempre i fianchi sulle loro ripartenze, loro sempre abbottonati, sempre sotto palo per tutta la partita, e là ci voleva velocità della palla, velocità individuale dei giocatori, dovevamo avere un gioco un pochettino più veloce che in questo momento qua sicuramente si fa fatica ad avere, però l'importante è lavorare, molto positivi, dobbiamo stare vicino adesso ai giocatori perché comunque erano molto molto dispiaciuti per il non passaggio del turno e non dispiaciuti per i tifosi, perché noi avevamo sicuramente detto che era una partita che doveva dare entusiasmo, mentre invece ce l'ha tolta, e quindi di conseguenza adesso con calma, con tranquillità, bisogna lavorare. Senti, mister, parli della velocità che vi è mancata stasera. Ti chiedo, in questo percorso, visto che ci state lavorando molto, in che punto siete, in che fase siete, quanto ci vorrà ancora per arrivare a quella che tu reputi, diciamo, il 99%, però e poi te lo voglio chiedere, come hai visto il gioco in ampiezza, che era una delle cose sulle quali in settimana hai insistito molto, anche ieri ci hai fatto presente che era uno dei must, no? Che chiedevi oggi ai ragazzi. Ma il gioco in ampiezza l'abbiamo fatto soprattutto a sinistra abbastanza bene, a destra non abbiamo bucato quasi mai, quindi lì c'è da andare a lavorare. Il concetto è che effettivamente quando trovi una squadra così chiusa, così bottonata, devi giocare in ampiezza, devi essere bravo a cercare la profondità proprio in ampiezza. Sono passati diversi cross dentro l'area, però non abbiamo avuto una stoccata vincente, ma comunque effettivamente è tutto da lavorare, è tutto da perfezionare. C'è stata la qualità, la ricerca del gioco, però è chiaro che è stato fatto con troppa prevedibilità, con troppa lentezza, di conseguenza si è stato poco imprevedibile, quindi di conseguenza a che punto stiamo? A che punto stiamo? Che chiaramente in questo momento qua sotto l'aspetto fisico non stiamo bene, si è visto chiaramente. Loro avevano una partita in più ufficiale, però non è che, voglio dire, meno loro non è che hanno corso un po' più tanto di noi, perché comunque è stata una partita fatta così. Niente, tranquillamente dobbiamo accettare questo verdetto e pensare a lavorare. E quell'impressione, però, abbiamo parlato prima di velocità, e abbiamo visto in certe situazioni arrivare sempre un po' secondi sul pallone, e probabilmente è stata anche questa un po' il problema di questa sera. La preparazione. Allora, oggi diciamo che siamo arrivati secondi soprattutto sulle palle perse, che era una cosa che noi ci stiamo lavorando tanto, ed effettivamente questo abbiamo usato quelle ripartenze che magari ci hanno messo un pochettino in difficoltà, e quindi lì si vedeva, anche sulle seconde palle arrivavamo un attimino secondi, e di conseguenza anche
quello permetteva a loro magari di guadagnare campo. Sono tante le cose da analizzare, però secondo me è una partita che ci farà crescere molto. Ti aspettavi questo atteggiamento del Renate, una squadra molto chiusa, hanno messo 8 giocatori dietro il pallone? Questo è un aspetto che sicuramente troveremo varie volte in Serie B, quando giocheremo specialmente al Castellani, costretti tra virgolette a fare la partita con squadre che si chiuderanno. Sì, ecco perché si dovrebbe lavorare, diciamo, e giocare con più velocità, che sicuramente dobbiamo fare un attimino meglio le ripartenze. Oggi non ci avevamo proprio la gamba per ripartire, perché è chiaro che se loro vogliono attaccare tu gli riparti, il discorso cambia, mentre invece adesso andavamo sempre in palleggio, è chiaro che gli dava la possibilità di rimettersi sotto palla. È chiaro però che, hai detto benissimo, questo sarà un problema che in Serie B è molto facile da trovare. Dicevo, alla fine qualche applauso dalla maratona, ma anche qualche fischio, ho dato un po' fastidio, da un po' fastidio come pensieri reagiscono i giocatori a questo. No, noi anzi ringraziamo chi ci ha applaudito, perché come ho detto prima, in questo momento qua dobbiamo costruire, questa è una squadra quasi totalmente nuova, e io ho parlato prima di spirito di squadra che ancora non abbiamo, che dobbiamo tirare fuori, perché magari con uno spirito di squadra maggiore si poteva ovviare a tutte le difficoltà che abbiamo. E poi è chiaro che è normale, noi non siamo contenti, figurati magari chi è che è venuto a vedere la partita, poteva essere un tempo. Quindi per chiudere, dove si riparte lunedì? Ma si riparte proprio da questa partita, che secondo me, come ho detto prima, ci deve dare la forza per crescere. Secondo me ci sono tanti spunti e tante situazioni da analizzare, e poi spero che il prima possibile la squadra sia meglio fisicamente. Dicevamo, mister, a proposito di crescita, dietro la Cina, probabilmente c'erano dei ragazzi giovani di questo Empoli che potevano esordire. Come giudichi l'esordio di questi ragazzi? Zappello ha fatto secondo me una buona partita, è entrato con il piglio giusto, ha dato anche una buona spinta lì a destra, è arrivato 2 volte al cross, che però purtroppo l'ha sbagliato, però ha dato profondità, ha dato aggressività in quella zona di campo con un positivo, il picchio è andato molto bene, ha dato sostanza, ha dato qualità, mi è piaciuto, insomma. Però è chiaro che è sempre con anche loro, da parte loro, devono crescere tanto. Radio Bruno.